My name is Vittorio Terracina. I am a tour guide, a freelance, and I know New York from 1978. Io ero a Roma di passaggio, ero tornato col cuore infranto dalla Colombia, dove avevo lasciato una fidanzata che mi piaceva, ed ero in una casa dove c'era una piscina. E mentre galleggiavo su un cocomero, vidi un paio di ragazze. Una di queste disse: che fai, che non fai, stiamo insieme per 4 giorni, ti faccio conoscere Roma, eccetera. E poi gli dissi che l'avrei seguita in America. E così è stato, sono 18 anni che viviamo insieme, abbiamo una figlia di 14. Siete pronti, state comodi, non vi alzate mentre stiamo in movimento, cercate di rispettare i tempi delle soste, visto che ci fermeremo varie volte. E benvenuti a New York. Fare la guida turistica bisogna conoscere la città, bisogna studiare tanto, io non smetto mai. Uno la mattina si sveglia, legge il giornale e poi appunto deve dire quello che succede. Il palazzo che affaccia appunto nella piazza sulla destra è il primo museo d'arte e disegno. Sulla sinistra abbiamo il Time Warner Center, dove al sesto piano c'è appunto la televisione CNN, la televisione delle notizie. Quando abbiamo un autobus pieno di gente, su 50 persone ci stanno veramente tutte le regioni d'Italia. Li porto in giro per la città per 3, 4, 5 ore, a volte lavori quando c'è la neve, a volte lavori quando fa 40 gradi all'ombra, tutte le mattine, e devi parlare a queste 50 persone, devi, non dico devi cercare di piacere a tutte, però devi usare un sacco di pazienza, visto che uno non può mai piacere a tutti, c'è sempre qualcuno a cui non piace. New York non è gli Stati Uniti, New York è un altro posto. Mi sembra di stare a Roma nel 600, forse ancora prima, ma non nel 1600, proprio nel 600, nell'anno 300, oppure ancora prima, durante il grande impero romano. Si parlano centinaia di lingue, forse tutte le lingue del mondo, e immaginiamo quante migliaia di dialetti. Non esiste una razza umana. Uno è nato in un paese, uno è nato in un altro, ma alla fine siamo nati tutti sulla terra. Signori, molte grazie di nuovo. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona permanenza a New York. Io quando finisco un tour, che la gente si è divertita e ha capito tante cose che gli ho detto, la maggior parte delle volte battono le mani. Se non riescono a sfogarsi con l'applauso, rimangono senza applauso, ma insomma un po' interdetti da quello che uno gli ha detto per la sorpresa. Questo mi gratifica sempre, che abbia un applauso o no. Il giorno che io ho spiegato a tutti e ho raccontato quello che io so agli altri, quello mi gratifica molto.